Buongiorno a tutti e un cordiale benvenuto. E apriamo la tornata odierna che a mio avviso è una tornata importante per la città di Cevignano, perché come poi sarà spiegato meglio di me è dedicata alla piccola storia di Cevignano. Qui al mio fianco c'è un grande storico il quale mi insegna che la grande storia poi è fatta delle piccole storie. Abbiamo voluto rendere omaggio alla città di Cevignano, ricercando nella storia, l'abbiamo fatto anche nelle precedenti tornate, e questa mi sembra un'occasione molto importante. E voglio ringraziare l'amico accademico bibliotecario Arturo Menghi Sartorio, al quale si deve dare atto e il merito di aver sponsorizzato la pubblicazione di questo magnifico libro, che adesso io ho soltanto visto la veste editoriale, ma poi so quello che c'è dentro, ed è veramente un bel libro. Complimenti, caro Arturo. Dopodiché poi gli darò la parola perché lui illustri quali sono stati i suoi intendimenti, che io già anticipo educativi, e condivido questa espressione di Arturo Menghi, perché le giovani generazioni hanno bisogno di queste testimonianze. Ecco, io credo di aver detto tutto, adesso do immediatamente la parola al mio amico Arturo. Grazie Presidente, ti ringrazio dei complimenti, anche se la mia è stata la parte meno nobile, anche se importante, comunque il merito principale va a Federica e al professore. Quando Federica ha depositato il risultato dei suoi studi, che era poi la sua tesi di laurea, studi sulle lettere giacenti presso la nostra accademia, vi confesso che ero preoccupato. Mi aspettavo, come poi ho detto anche lei, la solita querimonia antibellicistica, antimilitaristica, che è così di moda da una quarantina d'anni a questa parte. Quando ho cominciato a leggere, così con una certa, anche il titolo, poi La contrattazione del combattente, mi sembrava che andasse nella stessa direzione. Poi quando ho cominciato a leggere non credevo ai miei occhi, tant'è che mi sono stropicciati un paio di volte. Dicevo, ma questa ragazza cosa fa? Probabilmente avrà un nonno combattente, e io ho commesso il primo errore pensando al mio tempo in funzione della prima guerra mondiale. In realtà uno che si laurea in questi giorni non può avere un nonno che ha combattuto nella prima guerra mondiale. Infatti poi parlando con lei ha avuto un nonno combattente ma nella seconda guerra mondiale, e quindi non aveva potuto influenzare. Poi sono andato avanti nella lettura e avendo sempre la sensazione che la preoccupazione di Federica fosse incentrata sulla contrattazione, cioè sul tentativo o che i soldati sevignanesi al fronte facevano di ottenere agevolazioni, promozioni, spostamenti, licenze, e quindi avesse trascurato tutto il resto. Ho cominciato a leggere anche le lettere e me le sono lette tutte, e molti di quei personaggi sono diventati degli amici. Berardi, detto fare il combattente a oltranza che rifiuta le promozioni per non abbandonare il fronte. Ulisse Bargelloni, 45enne volontario, deluso perché i suoi commilitoni, anziché approvarlo per la sua scelta, lo osteggiavano in quanto facevano qualche cosa che non era obbligato a fare, mentre loro erano costretti perché erano di leva. Luigi Fantozzi, il sergente che scrive le poesie nei turni di guardia e che poi cadrà nel 17, Vittorio Bianchi, il poeta innamorato del volo che gli costerà poi la vita perché morirà in un incidente aviatorio, e via via tutti gli altri. Ma quello che mi sorprende in questi è che, contrariamente a quello che in questi ultimi anni si è detto, è che anche se uno cerca di resistere finisce che poi in qualche modo viene coinvolto dal pensiero comune, è che non c'è una parola in tutti, dal più attivo e combattivo al cosiddetto lavativo, per usare un termine di uso militare, di caserma, non c'è uno di questi che
si lamenti della sua sorte, che imprechi contro il governo perché l'ha mandato a combattere. Tutti sono coscienti di quello che stanno facendo e lo stanno facendo consci di fare un dovere che deve essere comunque fatto. E la cosa mi ha sorpreso, e ho detto, allora, questi poveretti che sono stati ultimamente denigrati e che si stanno allontanando nella memoria perché sono passati 90 anni proprio nei giorni, in questi giorni, perché non fare in modo che la loro memoria venga rinfrescata, riportata all'attenzione dei seminianesi di oggi, non solo dei seminianesi, e quindi è nata l'idea di sponsorizzare la pubblicazione di questo libro sotto legge dell'Accademia che mi ha dato l'approvazione. Poi un'altra cosa è venuta fuori, mi è venuta in mente, le lettere congelano la vita di questi uomini in quel periodo, per cui noi sappiamo che erano i combattenti che facevano quelle determinate cose, ma non sappiamo che cosa hanno fatto poi dopo, chi sono stati nella vita. E parlando con Giancarlo Semprini, il quale molti ne ha conosciuti di questi, ha detto, ma perché Giancarlo non fai un qualche cosa che racconti dal punto di vista del ragazzo di allora chi erano e che cosa hanno fatto dopo la guerra questi signori? Ed è venuto fuori l'opuscolo che trovate allegato, come vi ricordo, dove Giancarlo Semprini racconta la vita e successiva alla guerra di alcuni di questi combattenti. Basta, credo di non dover rubare altro spazio ai due relatori ufficiali perché oggi è la loro festa, sono contento. Ah, niente, bisogna anche dare fare un plauso anche alla Mandragora che ha fatto un'edizione di tutto pregio. Quindi la scelta, e qui si deve al professor Mengozzi la scelta della casa editrice, anche a loro, perché sono quelli che hanno fatto il prezzo migliore, siamo onesti, e quindi, però comunque hanno fatto un bel lavoro e quindi sono contento del risultato e sono contento di rendere merito, oltre a questi signori che hanno combattuto e che sono sacrificati tutto sommato anche per noi, anche a Federico Pioli che ha avuto la pazienza di leggere su delle lettere, di tradurle e di fare un lavoro veramente encomiabile. Bravo Federico. Salutare affettuosamente il sindaco di Sevignano che è qui presente insieme al sindaco di Montiano. Li ringrazio veramente della loro presenza che ci onora e dimostra anche l'interessamento che la pubblica amministrazione ha per queste iniziative. Ringrazio anche i rappresentanti dell'Albero dei Carabinieri. Adesso io do la parola prima al professor Dino Mengozzi. Dino Mengozzi è noto a tutti, la mia presentazione è inutile, nel senso che Dino Mengozzi, che è docente di storia contemporanea e storia sociale dell'Università di Urbino, ha dietro di sé però un lungo curriculum di perfezionamento alla Sorbona di Parigi prima e all'Università di Chicago dopo. È attualmente anche docente nel dottorato di ricerca presso l'Università di Siena. Noi tutti lo conosciamo per la sua grande attività di studioso e dei libri che ha pubblicato. Perché Dino Mengozzi è uno di quei personaggi che vogliono bene alla loro terra, che è la Romagna. Si vede dalla faccia che lo vogliono. E gli vogliono bene la loro terra e cercano in tutti i modi di valorizzarla, di farla conoscere in tutte le espressioni, e in questo caso nel campo della storia. Ricordo che un volume che ha pubblicato Dino è La morte e l'immortale, La morte laica da Garibaldi a Costa, uscita nel 2000. Su questo filone di studio si inserisce anche l'ampio saggio introduttivo al volume di cui ci stiamo occupando oggi. Ripeto, è un particolare studioso obiettivo, insisto su questa parola obiettivo, perché molte volte gli storici, caro Dino, non sempre seguono la retta via. Io ne conosco qualcuno, ma non voglio fare nomi, però
E Mingozzi ha questa particolare attenzione alla storia della Romagna e cito alcune sue imprese. Ecco, la prima impresa, perché di imprese si tratta, è stata la pubblicazione dell'opera Omnia di Aldo Spalici in 13 volumi presso l'editore Maggioli. E quindi vorrei sottolineare, forse quest'opera Omnia non è molto conosciuta, anche se però è diffusa capillarmente in tutte le istituzioni che contano, ed è stata veramente un'impresa che ha richiesto anni di duro impegno e di forte lavoro. Ha scoperto e pubblicato l'inedito di Antonio Beltranelli, Ugola, il futurista, e anche questo io lo iscrivo a grande merito di Dino Mingozzi, perché noi abbiamo dei grandi scrittori. La Romagna è stata una terra fertile di grandi, e Beltranelli è uno di quelli. Purtroppo, per le vicende storiche che si sono susseguite nel nostro paese, Beltranelli è andato dall'altare alla polvere, perché una moda, tutto ciò che prima era grande, è diventato piccolo. Io non sono d'accordo su questo. Secondo me le questioni politiche non hanno nulla a che fare col valore letterario e con il valore delle persone. Antonio Beltranelli è una figura che va rivalutata, e quindi mi compiaccio con Dino che queste cose ha fatto. E poi recentemente ha collaborato al dizionario in due volumi su personaggi della vita pubblica di Forlì e circondario dal 1897 al 1987. Ha curato i due volumi sul tricolore di Romagna, opuscoli, canzoni e catechismi giacobini 1796-1699, ed è appena uscito per sua cura, ecco, questa è stata un'altra grande impresa di cui la Romagna gli è veramente grata, il diario degli avvenimenti in Forlì e Romagna dal 1939 al 1945 di un altro grande romagnolo che è stato Antonio Mambelli, il quale Antonio Mambelli ha raccolto in questi anni, giorno per giorno, tutto quello che succedeva nella nostra Romagna, in particolare certamente egli abitava a Forlì, quello che succedeva a Forlì e dintorni, ed è un'opera veramente importante, e si deve a lui questa pubblicazione, perché l'opera è di due volumi e di quasi 2000 pagine ed era rimasta inedita per 60 anni, perché Mambelli purtroppo era morto e nessuno aveva curato questo enorme patrimonio che Mambelli aveva lasciato a tutti i romagnoli. Per questo io, Dino, ti sono veramente grato. Lo chiamo Dino perché lo stimo e gli voglio tanto bene, per cui titoli accademici non contano. Ecco, dopodiché, dopo di lui parlerà la dottoressa Federico Pioli, che io non conoscevo, e mi complimento. E io sono sensibile al fascino femminile, lo dico senza vergogna, perché adesso cercando che andando avanti queste siano cose che poi vengono addebitate. Io invece sono ancora molto, purtroppo, ecco, soltanto affascinato, non posso dire altre cose. E mi piace vederla così simpatica e così bella e anche così brava, perché questa signorina, chiamiamola così, che viene qua, scopre che c'è questo tesoro inesplorato, perché è un tesoro inesplorato che giaceva lì, forse dimenticato, non so se dico bene o offendo qualcuno, no, sto dicendo che era dimenticato, non offendo nessuno, e la dottoressa Papioli si mette a ricercare. E ci ha dato questo pregevole libro, perché questo è un fatto veramente importante, lo dico al sindaco di Sevignano, veramente importante, perché qui si vede quello che era la Sevignano di allora in questi uomini che, come ha detto prima Arturo, erano impegnati in una guerra. Io non so se questa guerra era veramente sentita anche allora, io sulle guerre ho le mie idee. E non credo che fossero entusiasti di partire
di sacrificarsi, però lo facevano con un amor di patria, con un senso di responsabilità che era veramente notevole. È una grande lezione di vita, se non altro, di vita, ecco. E ha raccolto queste belle cose che poi dopo tutti voi avrete, perché il libro verrà donato a tutti i presenti. Ecco, cosa posso dire, oltre a quello che ho detto? È laureata in scienze della formazione primaria all'Università di Urbino nel 2003, e ho detto che è bella, è buona e anche brava, perché si è laureata con la lode, e svolge attività di ricerca presso la cattedra di storia contemporanea dell'Università di Urbino. E siccome è giovane, voglio fare anche l'augurio di una grande carriera, e mi fa piacere che lei, quando sarà grande, perché diventerà grande come, non come età, ma come forza e autorità letteraria e accademica e universitaria, ricorderà questa accademia che l'ha accolta con tanto entusiasmo e con tanta passione, e che oggi la saluta anche con tanta simpatia. Grazie. Lasciatemelo dire, perché c'è un'origine a questa storia, in tutte le storie c'è un'origine. L'origine fu il 1988, il presidente dell'Accademia, allora Tebaldo Fabri, voi ricorderete, mi chiamò nell'88 qui a fare una conferenzina, ancora a Cristina, magari, e ero al di sopra, mi ricordo, in quell'occasione, appunto, era il 70° della Grande Guerra. Della fine della Grande Guerra, mentre siamo al 90° dell'inizio. In quell'occasione venni a sapere, ma così in modo vago, dell'esistenza di lettere di combattimenti. E probabilmente mi ero poi anche dimenticato della cosa, finché mi capitò, come laureanda, una persona sveglia. E quando capita una persona sveglia, la si manda in un archivio. Fatalmente, questa persona sveglia, ovviamente, Federico Pioli arrivò qua e trovò il punto. E quindi la cosa era fatta, ha lavorato come una tedesca, perché anche la struttura fisica, avete visto, c'è una tedesca, e ha veramente tirato fuori il meglio, tant'è vero che poi ha vinto subito il concorso per le scuole, e quindi mi sembra che ci siamo. Quindi, dopo la tesi, già nel corso della tesi era venuta balenata l'idea di tornare all'Accademia, ci rivolgemmo al senatore il professor Lorenzo Cappelli, che ci indirizzò verso il dottor Arturo Menghi Sartorio, e la cosa era fatta. E a queste persone dobbiamo tanta riconoscenza e tanto affetto e gratitudine. L'editrice la Mandragora di Imola, come avete visto, ha fatto il resto. Un'edizione veramente non provinciale, se guardate, è un libro nazionale con la sua pulizia, perché un libro deve avere anche la veste, e questa è una veste nazionale, non c'è. Allora, la grande guerra, sapete, il grande storico inglese Hobsbawm fa iniziare il Novecento, il secolo breve, lo fa iniziare proprio con la guerra del 1914. È un secolo che inizia in ritardo, dunque inizia appunto il 14 e finisce prima della fine, finisce con la caduta del muro, 1989, il secolo breve. Dunque la grande guerra è l'inizio di qualche cosa di nuovo, è l'inizio del Novecento. E dunque l'elemento caratterizzante della modernità per la società occidentale è quella che viene definita la perdita dell'innocenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che le popolazioni europee si rendono conto, con la guerra, attraverso la lezione terribile della guerra, che il male non viene da fuori. Le guerre erano considerate, lo vedete ancora raffigurate nelle chiese, come qualcosa che viene da fuori, una maledizione che viene per il peccato che gli uomini hanno fatto verso la divinità. La guerra scanta tutto questo, il male non viene da fuori. Il male è un prodotto della società, e la società altamente industrializzata ha accumulato una potenza distruttiva che non era mai stata provata
ecco l'uscita dall'innocenza, l'autodistruzione possibile della società per via delle macchine. Dunque, il primo conflitto mondiale è di attualità, è tornato di attualità soprattutto negli studi storici, perché appunto rappresenta questa rottura radicale della modernità e rappresenta un po' la frattura che anticipa i grandi mali del Novecento, il totalitarismo, la guerra ideologica, i campi di concentramento che sono stati inventati dalla prima guerra, lo sterminio di popolazioni, gli armeni. Rappresenta la fine di una guerra solo sulle trincee, perché anche i civili vengono coinvolti, non solo i militari, e di più, i civili non sono solo vittime, ma sono protagonisti della guerra, dello scontro, a rinfocolare l'odio quando nel corso degli anni l'odio tende fatalmente a diminuire. Chi lo rinforza sono i civili, i giornalisti, i disegnatori, lo vedremo. Ora, come è stato studiato questo evento capitale? Bene, a lungo ha prevalso la politica degli stati, e cioè il patriottismo. La guerra era il patriottismo, cioè le nazioni europee si sono costituite ormai dalla rivoluzione francese in poi, hanno dato questo risultato, hanno educato i loro cittadini a che? Al patriottismo. La guerra è la rivelazione che la scuola patriottica, e cioè che gli stati nazionali, hanno avuto successo, tant'è che hanno interiorizzato abitanti il patriottismo, al punto che questo lascia la vita, la famiglia, partono anche cantando, non tutti, verso il fronte per giocarsi questa vita che è ritenuta meno importante della famiglia, il patriottismo soprattutto. Bene, questo soprattutto è stato l'inizio, il primo approccio, le biografie dei grandi generali, le biografie delle grandi battaglie, l'impiego della tecnologia, i gas, i carri armati. Questo è stato il primo approccio per conoscere ciò che era accaduto. Per l'Italia era la grande guerra, era l'uscita dalla minorità delle guerre risorgimentali, laddove il risorgimento si era fatto sì, ma con i patti, non con la forza. Era l'astuzia di Cavour, e qui non c'era la grande nazione. Invece con la guerra mondiale l'Italia entra come grande nazione, che ha vinto a fianco delle altre grandi nazioni. Ecco, questo è stato il primo approccio di studio alla guerra mondiale. Poi viene il fascismo. Il fascismo, lo sapete, si proclama figlio della guerra. Quale guerra? Non tutta la guerra. Quella che ha vinto, cioè Vittorio Veneto. Quando il Duce accetta l'incarico di governo 28 ottobre 22, cosa dice? Al re vi porto l'Italia di Vittorio Veneto. Cioè l'Italia che ha vinto. Ma la guerra non è solo quella dell'ultima battaglia. La guerra è molto di più. Questa è la visione del fascismo. Nel secondo dopoguerra, caduto il fascismo, arrivano i nuovi temi, la responsabilità dei governi, delle classi dirigenti che non sono stati capaci di impedire il macello, il rifiuto delle classi popolari, si vanno a studiare le diserzioni, le automutilazioni di quelli che vogliono stare lontani dal fronte, che finiscono però sotto i processi, il plotone di esecuzione, gli operai che hanno lavorato nelle fabbriche e poi sono stati scansati dopo la guerra dal fascismo, perché valevano solo i figli di Vittorio Veneto. Questi erano i temi del dopoguerra. E pensate al cinema, la grande guerra di Monicelli, 1959, Uomini contro, di Francesco Rosi, 1970, laddove si vede che i soldati ammazzano il loro capitano. È un film terribile, è vero. È tratto dal romanzo di Lussu, 1938 il romanzo, è vero. Però anche queste rivisitazioni della guerra lasciavano insoddisfatti. Perché? Intanto non si legavano al paesaggio che restava, i monumenti per esempio. Ogni cittadina ha un monumento, l'italiana ha un monumento alla guerra, che sia una semplice lapide o un bel monumento come qui davanti. Lo spazio definito, lo spazio sacro definito dal ricordo della guerra non entrava ancora in questi studi, come mai? E come mai ancora non vi entrava un fatto capitale? Il Milite Ignoto a Roma era stato sepolto là, nell'altare della patria, nel 1921. Addirittura, quando il Milite Ignoto viene sepolto là, quel monumento cambiò di nome, perché lo chiamiamo altare della patria dal 21, ma non era l'altare della patria.
era il Vittoriano, era il monumento al re Vittorio Emanuele II. E allora cos'è capitato per cui viene inaugurato nell'11, per cui 10 anni dopo cambia di nome? Come mai? Ecco, gli studi politici, perché poi si tratta di questo, inaugurati dalla fine del fascismo, non coglievano questi aspetti più complessi. Arrivano i nuovi suggerimenti. Nella seconda metà degli anni 70, dunque ieri, pensate, 25-30 anni fa, arriva il rinnovamento tematico, l'approccio nuovo, gli studi sulla guerra arrivano attraverso la storiografia, soprattutto americana. Gli americani cominciano a studiare la guerra vissuta, le sofferenze delle popolazioni nei territori occupati, le violenze contro le donne nei territori occupati da parte dei soldati, pensate in Francia, ai cosiddetti figli dell'onore, i campi di internamento, la vicenda degli armeni, la vita al fronte, le malattie mentali, gli ospedali psichiatrici, quelli che perdono la memoria, via, i mutilati, il lutto e dunque i monumenti. Cosa sono questi monumenti? Perché in Italia la coincidenza vuole che la loro costruzione finale avvenga durante il periodo fascista, però non sono monumenti fascisti. Come mai? Cosa sono? Questa nuova storiografia che cerca di dare una risposta, per esempio l'elaborazione del lutto. La prima guerra mondiale, la guerra delle macchine, la guerra che rende irriconoscibili i cadaveri, il milite ignoto. Come si fa a elaborare il lutto di qualcuno che è morto ma non si sa se è davvero morto? Noi non sappiamo. Molti sono, c'è addirittura un 30-35% di cadaveri irriconoscibili. Come fanno le famiglie a elaborare il lutto se non sanno che il loro caro è morto? La funzione dei monumenti, dunque l'elaborazione del lutto. E allora, una cosa soprattutto risalta con questi nuovi studi. La guerra, l'immagine della guerra che noi abbiamo non è la guerra quale è stata. Perché? Qual è l'immagine che noi abbiamo? Noi abbiamo l'immagine della guerra che viene dopo la propaganda pacifista degli anni post prima guerra mondiale. La propaganda pacifista, socialista e cattolica in particolare, c'era anche prima, ma c'è soprattutto dopo la guerra, quando la guerra è stata scoperta come macello, come massacro. Ma le popolazioni che vissero la guerra nel 14-15 non lo sapevano che quella guerra sarebbe stata la guerra degli 8 milioni e mezzo di morti, dei 20 milioni di feriti e mutilati. Loro non lo sapevano. Per loro la guerra che cos'era? Era un'altra cosa. Era la guerra dell'eroismo. Era la guerra ottocentesca della cultura romantica, del cavaliere solitario, del cavaliere che va e si batte per i deboli, per i popoli oppressi. Era questa la guerra di quelle popolazioni. Non era quella che abbiamo ereditato noi, che abbiamo visto che quella guerra è stata un macello. Loro non lo sapevano. Loro non sapevano che la Germania avrebbe avuto 1.303 morti al giorno in media, più della Seconda Guerra Mondiale. La Germania ne ha avuti nella Seconda Guerra Mondiale 1.083. Nella Prima Guerra Mondiale ne ha avuti più. I giorni di guerra sono stati 1.500, quindi corso subito fa. Di 1 su 10 non fa ritorno a casa. Da noi in Italia 650.000 morti erano partiti 6 milioni di richiamati. Ma questo non lo sapevo. Questo viene dopo. La popolazione è dunque noi abbiamo una percezione distorta. La nostra percezione della guerra è quella che viene dopo la cultura pacifista. E questo è il punto. Quella società pensava alla guerra in modo diverso. E tant'è che entrò in guerra con entusiasmo. La popolazione del 14-15 entrò in guerra con entusiasmo. La sostennero i giornalisti, i giornali, i disegnatori, gli scrittori, i musicisti, i maestri, i preti, anche le donne. Costoro continuarono a nutrire l'odio disumanizzando il nemico, attribuendogli atrocità inaudite. Quante leggende sui tedeschi,
che avrebbero fatto, avrebbero inchiodato i prigionieri cristiani perché loro erano protestanti. Li avrebbero, ma sono tutte leggende, ma sono leggende create apposta per alimentare l'odio, perché duri il forno della guerra. Dunque, ci fu anche il rifiuto, certamente. Ma a parte la caduta del fronte russo, i russi si ritirano. A loro non importa nulla della patria, perché loro non hanno ancora introiettato il senso del patriottismo, perché non sono di fatto una vera nazione. A parte i russi, il rifiuto non riuscì mai a soverchiare o nemmeno a bilanciare quello dei consensi. Questo è il fatto. Allora un nuovo sguardo. Questa rivoluzione dello sguardo sulla guerra la si deve grazie soprattutto a nuove fonti. Gli archivi degli ospedali psichiatrici, le fonti mediche, gli archivi militari, la censura per esempio, gli archivi municipali nel loro aiuto per i mutilati e soprattutto i diari e le lettere dei combattenti. Ecco il fatto nuovo, le lettere dei combattenti. È un fatto nuovo perché nelle guerre precedenti alla prima guerra mondiale i combattenti erano analfabeti. Dunque noi, tolto forse la guerra di secessione americana, 1861-65, laddove ci sono molti studenti universitari impegnati nella guerra di secessione, noi non abbiamo le lettere dei combattenti delle guerre precedenti. Perché? Perché non abbiamo gli stati nazionali che hanno fatto l'istruzione elementare obbligatoria. Invece nella prima guerra mondiale lo Stato nazionale italiano, che è già formato da più di 50 anni, ha istituito le scuole, i combattenti anche sanno scrivere. Vedremo come sanno scrivere, ma sanno scrivere. E questo è il fatto nuovo, cioè le lettere di combattenti. Documenti di straordinario valore perché ci permettono di vedere la guerra dal basso, sul piano linguistico, parlano un dialetto italianizzato, ma hanno anche un'impotenza linguistica, non possono raccontare ciò che vedono perché ciò che vedono è talmente straordinario che non hanno le parole per dirlo. Il mondo contadino, cioè, le fiamme delle bombe, come fa a raccontarle? Ha dei problemi marinetti? A dirlo, che pure ha inventato il futurismo, è l'arte breve, è l'arte delle immagini, senza punteggiatura. Pensate ai contadini, come fanno a raccontare le bombe? Non hanno mai avuto esperienza di queste esplosioni improvvise. Quindi non hanno neanche le parole per dirlo. Parlano degli affetti, delle paure, del sesso, del pericolo, dell'odio, anche qualche volta, raramente, perché si vergognano, del piacere di uccidere. Hanno talvolta rispetto per il nemico, perché sa battersi, l'odio per i neutralisti, che immaginano lavorare, corrodere il fronte interno, gli imboscati, i pescecani, quelli del mercato nero, l'incontro con la tecnologia, quello che li meraviglia, li fa sentire immortali. Quando poi vedono le strade ben fatte, lodano lo Stato italiano, che ha fatto. Diventano patrioti, pensate un po', diventano di più patrioti al fronte. A volte si autocensurano, è evidente, perché non vogliono spaventare i loro familiari, che stanno a casa in pensiero per loro, per la loro vita. La guerra dunque è un evento che mette tutto questo in una nuova fusione, è una prova di identità. È una prova di identità europea perché tutti poi provano queste esperienze, lo si vede comparando le lettere che oggi si vanno pubblicando del soldato italiano, del soldato francese, del soldato tedesco, diverse quelle del soldato russo, perché il soldato russo non ha il senso della patria ma ha un senso puramente di estraneità alla patria, tant'è che se ne va e crolla il fronte russo e noi abbiamo corretto. Le lettere dei combattenti sarebbero. E questo è il lavoro di Federico Pioppo, è una rielaborazione della sua tesi di laurea, è incentrata sullo studio di 273 lettere e cartoline di 110 combattenti di Savigliano. Le lettere sono tutte riprodotte nel libro con gli errori, con come erano fatte, quello dirà meglio Federico, di quali novità in queste lettere. Ebbene, il fondo ha un
una origine che in parte ci dice un po' cosa c'è nelle lettere. Perché? Perché tutto nasce da Ulisse Topi. Ulisse Topi, l'avrete conosciuto, sentito, ricordate, l'impiegato comunale, è una persona molto conosciuta qui a Sant'Arcangelo, a Savignano, nasce, è lui che si mette in testa di costruire un museo della Grande Guerra. Capisce che la storia passa di qua, la prima guerra, dunque bisogna documentarla. Non è neanche una sua idea, a dire la verità, perché è una direttiva che viene dal Ministero. Il Ministero della Pubblica Istruzione, quando l'Italia entra in guerra, subito dirama una circolare perché si facciano dei musei della guerra in ogni città. A Roma lo fa, a Roma lo deve fare il Museo Centrale del Risorgimento, perché la Prima Guerra Mondiale è considerata la quarta guerra del Risorgimento, il compimento dei confini che non erano stati compiuti prima. E allora a Savignano si mette al lavoro Ulisse Topi, il quale è in collegamento con una persona molto potente, importante, il marchese Giuseppe Guidi di Bagno, monarchico. È deputato perché ha vinto le elezioni suppletive del 1914, qua è monarchico, è stato sostenuto anche dai cattolici e ha sconfitto il candidato dei repubblicani e dei socialisti, che era il figlio di Vendemini, Giovanni Vendemini, che era socialista. Ulisse Topi dunque e Guidi di Bari, il marchese Guidi di Bari, la cui villa è qua, un monumento storico che indica proprio la sua forza, preminenza, pensate come lo potevano guardare le masse popolari in quel tempo. Ecco, sono questi i personaggi chiave, vedete, che hanno in testa che cosa? Formare un museo, dunque raccogliere i materiali, le lettere, i cimeli che possono gli soldati spedire, magari un fucile preso dagli austriaci sarebbe il massimo, un pezzo di bomba, le lettere, le fotografie, e questa è l'idea. E però nel mettersi in collegamento con i combattenti finiscono col fare qualcosa di più, perché finiscono col diventare per le famiglie un punto di riferimento, un punto di collegamento con il fronte. È gente che sa scrivere, è gente che ha molte conoscenze, quindi possono interessarsi di sussidi per le famiglie, dare notizie, vedere quello che si può fare, cioè una sorta di croce rossa civile. Ecco il punto. Dunque le lettere nascono su questo problema, la Croce Rossa civile. E allora c'è anche di più, ovviamente. Perché? Perché questi notabili, Ulisse Topi e Di Bagno, si collegano a che cosa? A una cultura patriottica di un certo tipo, di un certo colore politico, che vuole raccontare la guerra. Quindi c'è l'intento della Croce Rossa e c'è sovrapposto velatamente un disegno politico. Che guerra stiamo vivendo e perché? Perché il patriottismo? In questo si collegano tutta la cultura romagnola, che è quella delle riviste, la rivista Romagna, che sostiene il conflitto, la rivista di Silvio Lombardini, che era di qua, Riviera Romagnola. Silvio Lombardini ha due figli al fronte e sostiene i combattenti, e poi Aldo Spallici, il mazziniano, volontario al fronte, medico, che elaborerà delle riviste, delle biografie sui primi caduti della guerra, eroicizzandoli, facendo dei figli di Garibaldi immortali, eccetera. A Savignano è Ulisse Topi, e questo il reticolo. E allora, come andrà a finire? Che il museo che Ulisse Topi cercherà di mettere in piedi, in verità, dove è finito? Ecco, probabilmente è morto, distrutto dalla propaganda pacifista che si ha dopo la guerra, quando appunto i pacifisti negano tutto ciò che possa ricordare la guerra. Poi immaginate l'imbarazzo, come esporre in una vetrina degli oggetti che rappresentano persone morte. Non sono più tanto oggetti da esporre come trionfo, semmai suscitano imbarazzo. A quel punto il museo non si fa, restano però le lettere chiuse, il cassetto. E cos'è che passa invece? Passa l'idea dei monumenti.
La guerra non verrà celebrata con quei musei progettati dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 15, sarà invece celebrata con i monumenti, perché i monumenti permettono il lutto. Se notate, il vostro addirittura è molto originale, perché ha i nomi in ordine alfabetico. Pensate, non sono neanche in ordine di grado militare, molte volte sono in ordine di grado militare. Questo è in ordine alfabetico, dunque la morte democratica. Ci si ritrova lì davanti per ricordare i propri cari scomparsi, e ognuno ne ha, perché o ha un cugino, o ha un familiare, o ha un parente, uno su 10 muore, dunque tutte le famiglie sono in lutto. I monumenti sono il luogo dell'elaborazione del lutto, non sono un luogo politico. Lo diventano dopo, quando noi abbiamo ereditato quelli come figli del fascismo, ma non lo sono in origine. In origine sono luoghi della nostra lutto. I monumenti vincono sui musei, perché, ripeto, il museo diventa la testimonianza di una persona morta. E invece il monumento è quella barra che manca, perché ci sono appunto questi ignoti, che permette a tutti di ritrovarsi, di elaborare il lutto, cioè elaborare una distanza, la vita continua. Il lutto è questo, l'elaborazione di una distanza culturale. Ora le lettere di Salviano. Abbiamo detto 273 per 120 savignanesi, 100 sono combattenti sui 250 richiamati. Quindi vedete, è un bel campione, 250 richiamati, abbiamo le lettere di 100 combattenti. Dunque è un bel campione, un campione molto significativo. Federico Coppioli ne fa tutta un'analisi sui contenuti, le distribuisce secondo le date, eccetera, eccetera. Fa tutto un lavoro che troverete nel libro e sul quale io non mi soffermo. Ora, il titolo del volume, perché leggerle come contrattazione? Intanto devo dire subito che la contrattazione non è di tutte le lettere, ma secondo i calcoli di Federica è del 50%. E nel 50% delle lettere compare questa contrattazione. Che cos'è e perché la riteniamo originale? Bene, la contrattazione, chiamatela anche raccomandazione, ma non è raccomandazione, è di più la contrattazione, è una forma laica di relazione fra cittadini e Stato. Nasce con la Rivoluzione francese, il contratto sociale giusto è il disegno dello Stato moderno, il cittadino. Lo Stato ha il potere non perché viene da Dio, ma viene dal popolo. E il popolo, attraverso le leggi, contratta con lo Stato. Paga le tasse, cosa dicono i coloni americani? Niente tasse senza rappresentanza, questa è la contrattazione. Il cittadino contratta con lo Stato un rapporto civile. Il cittadino paga le tasse e lo Stato dà i servizi. E la contrattazione è la base dello Stato moderno. Dunque, non la sminuiamo col fatto che potrebbe essere una raccomandazione. Intanto vi dimostrerò che non è una raccomandazione, è un titolo civico. I combattenti dunque trattano con lo Stato come persone, dal momento che danno la loro vita, danno il loro impegno militare, esigono dallo Stato qualcosa. Ora, che cosa chiedono? Lo dice il sergente Luigi Fantozzi di Savignano nel maggio 17, dice: non ho mai chiesto raccomandazione ad alcuno, nemmeno ai miei amici più intimi, molto meno le chiederei ora, che raccomandazione significa desiderio di sottrarsi al proprio dovere. Dunque non è una raccomandazione, dice, è un'informazione. È un dare e avere. Informazione su che cosa? Ecco, lasciatemi ancora una parentesi, perché questo è veramente curioso. Questa contrattazione, e il rapporto, dicevo, laico con lo Stato, riemerge anche l'antica mentalità. A volte la contrattazione non è solo con lo Stato, ma è anche verso se stessi. Ha delle connotazioni magico-religiose. Per esempio, se mi salvo, non dirò più bestemmie. È un impegno con sé. Dovessi tornare a casa vivo, andrò a messa, oppure mi comporterò meglio. Dunque, è una contrattazione, vedete, anche con se stessi, non solo con lo Stato. Detto questo, cosa vogliono questi combattenti? Ecco, almeno in questa zona del combattentismo. Bene, vogliono
salvare, contrattare, trovare una nicchia per la propria individualità. Guardate che è quasi commovente pensare a quel disastro e all'individuo che pensa a se stesso, come salvarsi, senza rinunciare però a fare il suo dovere. Quindi la ricerca di una nicchia protettiva, ma all'interno della guerra. E allora il punto qual è? È di lasciare la fanteria. Non di lasciare la guerra, di lasciare la fanteria. Perché la fanteria? E beh, perché hanno ragione loro, perché i calcoli che abbiamo fatto dopo ci dicono che in fanteria si muore non solo per i combattimenti, ma per la fatica fisica, per dover spostare le macchine in mezzo al fango, per l'esposizione al fango, per il freddo. In fanteria i morti per malattia sono il 50%. Dunque, questi combattenti hanno l'esatta percezione del pericolo. Non vogliono rinunciare alla guerra, vogliono lasciare la fanteria per andare dove? Beh, c'è chi chiede di andare tra i motociclisti dell'artiglieria, non so se fosse stato meno pericoloso, però. Però insomma non c'era la fatica fisica, c'è la motocicletta. C'è chi vuole andare a fare il corso da maresciallo, chi vuole fare la scuola militare di Modena per aumentare di grado, e anche qui non ha ancora scoperto che la percentuale dei caduti graduati è in proporzione maggiore dei soldati semplici. Non l'hanno ancora scoperto, quindi vorrebbero diventare ufficiali. C'è chi avanza la propria qualifica, per esempio un bravo falegname. Allora è Antonio Colandrini, vorrebbe essere trasferito in uno stabilimento governativo a fare il falegname dove è bravo. C'è chi è bravissimo a fare il cuoco perché dice che ha lavorato nei grandi hotel d'Europa e vorrebbe impiegarsi come cuoco, chi come minatore. Insomma, il tema è di lasciare la fanteria, ma non l'esercito. C'è anche chi tenta di lasciare l'esercito, per questo soldato Ugo, di cui non conosco il cognome, vuole semplicemente lasciare il fronte. C'è anche questo, ma è una piccola minoranza, è quasi un'eccezione. Ora, la serie dei casi che Federico Pioli appunto ci offre rivela anche un secondo meccanismo della raccomandazione, segnalazione, contrattazione. E qual è? È la concreta applicazione di regolamenti già esistenti che non vengono applicati se non c'è qualcuno che lo dice. Perché questa è l'Italia che c'è qua, è quella che è al fronte uguale. Mi spiego meglio, che cosa accade? Che nella confusione dei regolamenti, regolamenti resi, ripeto, caotici, da circolari che poi arrivano, che li correggono in parte. Immaginate se un soldato al fronte può sapere queste cose. Ecco perché scriva Topi e a Di Maio. In questa selva di regolamenti, chi ci capisce? Nulla. Ma per che cosa? Allora, c'è chi ha quattro figli, per esempio, e si crede in diritto di andare più indietro del fronte. E la legge glielo consente, ma se non si fa vivo, quello resta là. C'è chi, il soldato Busignani, ha otto femmine e poi è arrivato anche un maschietto. E allora dice di essere avvicinato a casa. La legge glielo dovrebbe consentire, ma se non si fa sentire, resta là. C'è chi, ovviamente, sente il richiamo della casa e dei lavori urgenti, i lavori della mietitura, e allora Carlo Vernocchi vuole venire qualche giorno a aiutare a mietere. C'è chi ha, qui gli mancano, c'è chi ha 15-16 denti, non è sicuro, che gli mancano. E allora anche qui i regolamenti permetterebbero servizi meno esposti. E allora chiede di andare all'ospedale di Prato per un lavoro meno gravoso. Vedete, il regolamento esiste, ma senza la raccomandazione non viene applicato, perché ci sono dimenticati. Quindi, vedete la modernità del rapporto, applicare le leggi, non sono raccomandazioni per sfiare il servizio. C'è chi vede improvvisamente venire meno il sussidio, per esempio, per la famiglia, per la mamma vedova. A chi può rivolgersi? Appunto, ai Di Bagno, a Ulisse Toghi, perché vengono applicati i regolamenti. Dunque, raccomandazione, segnalazione, buon senso. E guardate, a volte le lettere sono anche di straordinaria, veramente, aspetto umano, perché hanno difficoltà a scrivere,
come inventare una bella scusa, perché la trafila è un motivo che va ai carabinieri, i carabinieri si concordano con il sindaco e poi scatta il provvedimento, la breve licenza o un altro servizio. Ora ci vuole una bella scusa, però bisogna trovare una scusa credibile, e questi non sono dei letterati, quale retorica possono mettere in campo? E allora bellamente lo scrivono a Topoli, lo trovi lei una scusa, Topoli? Ma perché? Per venire a casa, ma il buon senso, c'è uno che è in lutto, gli è morto un parente, vuole venire a casa per 3 giorni, 3-4 dice, ma è che vuole disertare? Venire a casa per 3 giorni, allora inventi lei Topi, dice questa scusa, perché è difficile. E c'è un resto di lettere, un altro 40%, dove i motivi sono altri, sono gli atti eroici, questi combattenti sanno benissimo che quel che succede al fronte si viene a sapere sulla piazza di Savignano, e quindi alcuni temono di finire come eroi e si vergognano, altri invece dicono: se muoio mettetemi sul Corriere della Sera, l'immortalità del nome scritto, quello che poi faranno i monumenti, guardate, c'è già nella mentalità, c'è poi chi ha paura dei bombardamenti via mare, che vengono a colpire la famiglia, ci furono dei bombardamenti anche via mare, soprattutto nelle zone costiere, Savignano poteva essere esposto anche dal mare. Ecco, una serie infinita di motivi che non posso naturalmente riassumere tutti, vorrei chiudere su questo, e cioè su una questione che la contrattazione rimette all'ordine del giorno, e cioè un interrogativo storiografico: la guerra fino a che punto è madre del fascismo, cioè della svolta dittatoriale che si ha di lì a qualche anno? Bene, sapete che molte tesi storiografiche hanno mirato, anche con molte ragioni, a fare della guerra la madre, almeno in Italia, la madre del fascismo. C'è chi ha parlato di brutalizzazione della politica, e cioè del fatto che la guerra fa scadere i rapporti sociali al dualismo amico-nemico. E allora in un paese come l'Italia, dove il patriottismo è debole, il nemico può diventare l'altro italiano, e quindi la guerra civile del 21-22 sarebbe già iscritta nella degenerazione dei rapporti sociali introdotta dalla prima guerra mondiale. È una tesi forte, non credo sia facilmente smentibile. C'è anche questo, il problema è che non c'è solo questo, c'è dell'altro, il contrattualismo. Ora Galli della Loggia, che conoscete, sostiene che contrattualismo, cioè il servizio scambievole, è alla base della società, e che l'identità italiana patriottica è debole perché questo sentimento sarebbe debole. Questa è la tesi di Galli della Loggia nel libro L'identità italiana. Ora, non c'è dubbio, è debole, ma non è assente, perché cosa noi vediamo in queste lettere? Che perfino sul piano popolare, questi giovani, c'è già un'interiorizzazione del rapporto di contrattazione con lo Stato. Non dimentichiamo che questi giovani sono figli delle elezioni universali maschile introdotte nel 1913. Dunque sono già inseriti nello Stato, in verità, nello Stato nazionale. Non sono estranei allo Stato nazionale. E come avete visto non vogliono sottrarsi al dovere patriottico. Vogliono fare il loro dovere patriottico cercando ovviamente di salvarsi, di tornare a casa vivi. Quindi non è vero che la guerra è automaticamente madre del fascismo. Nella guerra c'è tanto. C'è anche questo fatto, cioè l'idea di un contratto con lo Stato, un contratto moderno che la guerra non interrompe. Il momento decisivo, semmai, viene dopo, nel degrado delle istituzioni liberali sotto la violenza. Questa è un'altra cosa. Sarà cioè la guerra civile del 21-22 a chiudere il gioco democratico, ma non la grande guerra. Grazie della vostra attenzione. Abbiamo sentita, oltre che abbiamo proprio goduta, io almeno.
rappresentare il vostro pensiero. Adesso un breve stacco, così stacchiamo un momento, così la dottoressa Coccafioli trova l'uditorio ancora più attento. Allora, due minuti al segretario che deve fare una comunicazione di servizio. Due minuti. Bene. Alcune informazioni su alcune nostre iniziative accademiche che avranno luogo nei prossimi giorni, vale a dire sì. Allora informo che sabato 18 giugno nell'ambito di quanto il protocollo di gemellaggio tra il centro studi Giulio Perticari di San Costanzo e questa accademia, ci recheremo a San Costanzo nella sede del centro studi Perticari, dove il professor Pantaleo Palmieri, nostro chiarissimo accademico, terrà una conferenza alla presenza di coloro che con noi verranno e della cittadinanza di quella ospitale cittadina. In fondo alla sala il nostro accademico Elio Raboni, oltre ad offrire l'interessante libro oggetto di questa nostra odierno, di questo nostro odierno incontro, vi offrirà una nota informativa sul programma della giornata e sulla nostra iniziativa, per la quale vi informo che le prenotazioni sono aperte da subito. Quindi chi volesse eventualmente partecipare a questa interessantissima trasferta a San Costanzo, noi vi informiamo che l'Accademia si è attivata per poterla realizzare. Grazie, tutto qui. Grazie per avermi. Allora, la parola adesso alla dottoressa Popio. Io vorrei iniziare subito con ringraziare l'Accademia, quindi il Presidente Cappelli e in particolare il Dottor Arturo Menghi Sartorio, perché mi ha appunto sostenuto nel realizzare questo lavoro permettendomi di consultare le lettere e poi la pubblicazione e quindi ringrazio anche la Mandragora per la realizzazione del lavoro. In particolare poi voglio ringraziare il Professor Megozzi perché è stato lui, diciamo, l'ispiratore di questo lavoro, colui che ha avuto la scintilla e mi ha seguito in tutto il percorso, quindi è stato un punto di riferimento, è stata una guida e soprattutto mi ha permesso di studiare, di analizzare un evento storico quale la Prima Guerra Mondiale e secondo una prospettiva diversa infatti, perché parte da uno studio sulle fonti dirette, quindi le testimonianze di chi ha vissuto, di chi ha veramente vissuto nella Prima Guerra Mondiale, insomma. Quindi sono emersi dei valori e delle caratteristiche diciamo diverse, nuove della Grande Guerra, che magari non sono state così ampiamente studiate, anche se, come ha già ricordato Mingozzi, molti paesi si stanno muovendo per cercare nuovi spunti, nuove fonti, proprio per far emergere, per portare alla luce le dimensioni, le caratteristiche, le conseguenze del trauma provocato dalla guerra. E le lettere seminaresi vengono quindi a inserirsi in questa ondata di testimonianze che hanno iniziato a essere studiate con metodologie nuove in un confronto tra prospettiva linguistica, psicologica e storica. E appunto la Grande Guerra costituendo una rottura radicale nel corso storico, una frattura nel mondo contemporaneo, viene ad essere prima di tutto guerra di chi l'ha vissuta, quindi prima che la riflessione storiografica appartiene ai protagonisti. E per questo le testimonianze coeve dei soldati, che sono quindi testimonianze frammentari, a volte dimenticate negli archivi familiari, comportano una grande ricchezza, tante date, tante informazioni che non si potrebbero rilevare diciamo, in tutte le fonti. Quindi è un contributo, quello delle fonti dirette, alla ricostruzione di un evento. Prima di tutto queste lettere vengono a confermare l'incremento e l'importanza della pratica della scrittura, perché nel 15-18 lo Stato ha iniziato a essere presente in maniera forte nella vita privata delle persone, è iniziato a identificarsi con la guerra, quindi è proprio la scrittura diventa il veicolo, il canale di intermediazione tra lo Stato e la società. E come abbiamo visto la contrattazione dei combattenti savignanesi avviene proprio attraverso la scrittura,
e soprattutto la scrittura investe una grande importanza perché, perché attraverso la scrittura possiamo cogliere anche tante informazioni sugli scriventi. È per quello che ho riportato le 273 lettere cartoline e le ho trascritte riportandole tali e quali come le hanno scritte i savignanesi, quindi con tutti gli errori ortografici, con le varie sottolineature. E sicuramente è un discorso di fedeltà, di rispetto allo scrivente, ma è anche l'ho fatto perché il modo in cui è scritta la lettera ci informa su che tipo di lettera abbiamo davanti. In generale sono lettere di livello medio, quindi le persone appartengono a ceto medio. E non mancano, come ha ricordato anche il professor Mengozzi, persone che appartengono a ceto medio alto. E ovviamente a questa cerchia di combattenti corrisponderà poi la carriera militare, no? Un avanzare nella gerarchia dell'esercito. Ecco, cito per esempio per Carlo Semprini che da sergente diverrà maresciallo e non a caso era laureato in giurisprudenza. E poi ho proceduto nel lavoro operando una quantificazione, cioè ho ordinato tutte le lettere in ordine cronologico e analizzandone i contenuti ho quantificato i vari aspetti emersi. Per esempio la raccomandazione, come è già stato detto, riguarda circa la metà degli scritti e nell'altra metà non si rileva questa raccomandazione, ma è pur sempre presente la contrattazione in modo, come abbiamo visto, in modi diversi, in forme diverse. E soprattutto emerge questa amicizia con Ulisse Topi. Talvolta gli ricorda la festa paesana, quindi il fuoco d'artificio, il bagliore. Però poi con l'avanzare del conflitto si rendono conto che quel motivo di meraviglia in realtà è motivo di sgomento, di paura e di rovina, perché li porta alla morte. E quindi convivono tutti questi aspetti e io ho cercato di affrontarli un po' in modo... ovviamente cronologico, e ovviamente rileviamo che per esempio il sentimento di fede nella vittoria è un sentimento che accompagna lungo tutto il conflitto, ma pensiamo al 17 con la risvolta di Caporetto, ecco, sono aspetti che non emergono, però c'è stato un abbassamento del morale, ma diciamo che non è così evidente nei savignanesi, come dicevamo loro sembrano avere un'accettazione della guerra, cioè non mettono in rilievo tanto la paura e questo abbassamento del morale. E io vorrei concludere proprio l'aspetto che proprio mi ha colpito di più è questo, la presa di coscienza del Topi di essersi reso conto che quello che stava accadendo appunto era storia, e quindi questo intreccio di contrattazione che poi l'ha portato a comunque intrattenere rapporti importanti con i suoi combattenti, con i suoi compaesani, e per questo ha costituito il museo e ha conservato queste lettere. Ecco, non vorrei dilungarmi di più poi il testo. E lo dico per due motivi. Il primo perché ho conosciuto persone che avevano scritto lettere, purtroppo non avevano scritto lettere, se le erano fatte scrivere dal prete o dal capitano, il prete rispondeva ai familiari e purtroppo gli eredi le hanno distrutte, non sono riuscito a salvarle, quindi lo dico con molta amarezza perché questo signore era un analfabeta. Il secondo, perché leggerò il libro con grande piacere, perché comunque è stata data una testimonianza che era necessaria. È necessaria anche per le nuove generazioni e lo dico con molto piacere perché nella mia scuola ho fatto un'iniziativa di raccogliere le testimonianze orali sulla Seconda Guerra Mondiale, prima che i nonni scompaiano, perché qui si parlava di nonni, prima che i nonni scompaiano, perché le giovani generazioni pensano che il mondo sia come lo hanno trovato, invece non è così. Questo credo che sia un dato di fatto importante. E
sono contento che sia stato fatto questo libro, perché è vero che della prima guerra se ne è parlato, e se ne è parlato anche in termini negativi. Il primo grande poeta che ne ha parlato in termini negativi è Ungaretti, non dimentichiamolo, con la sua Allegria di naufragi, quando parla proprio del, si rende conto, lui soldato, lui parte intellettuale, volontario, soldato semplice, non è D'Annunzio lui, soldato semplice, si rende conto che l'eroismo diventa la guerra di posizione, la miseria, dove c'è il fango, dove c'è la miseria, dove si muore, come ha detto Mengozzi, forse più di malattie che di battaglie. Ecco, le poesie sono bellissime in questo senso, quando lui appunto San Martino del Carso parla, oppure Veglia, eccetera, quando parla, dice, mi sono tolto i miei panni, l'ore di fango, su queste doline, nei fiumi, su queste doline mi sono ripercorre la sua storia, eccetera. E lui concluderà, poi tra l'altro non dimentichiamolo, la guerra sul fronte francese, dopo che è stato militare. Io ho visto la piana di Verdun, è ancora una cosa allucinante, pensare le buche e i paesi che sono scomparsi, perché si parla di bombardamenti, appunto. E sono cose importanti. È importante anche un'altra cosa, che effettivamente noi, qui sono d'accordo con il professor Mengozzi, noi non abbiamo mai studiato la storia attraverso le testimonianze scritte dei protagonisti. Io personalmente dico, ho fatto la tesi su Ippolito Nero, che è un garibaldino, e sono stato anche bistrattato dal mio professore perché cercavo di fare entrare nella mia tesi il discorso psicologico proprio del protagonista attraverso le lettere. Lui che muore poi, no? Con l'affondamento del piroscafo, però attraverso le lettere si capiva che cosa? Che naturalmente c'era la voglia dell'eroismo, perché passano volontari, di Savigna, quindi non è che cosa, i romagnoli sono moltissimi, però si rendono conto anche che la guerra è un'altra cosa. La guerra non è solo eroismo, è anche morte, è anche difficoltà, è incontro con gli altri. Ecco, quindi avere queste lettere è importante. E mi fa molto piacere un'altra cosa, non voglio rubare più tempo perché diventerei io il relatore, che non è lui. Mi fa molto piacere un'altra cosa, che tra i protagonisti di queste lettere ci sia un grande mio compaesano, chiamiamolo così, è il Marchese di Baglia. E perché lo dico? Lo dico perché è l'unico ramo della famiglia Grigio, una famiglia che non ha mai capito niente di politica, che comunque è sopravvissuto nel momento in cui si è portato in Romagna e si è sposato, lui, loro toscani, si è sposato con la Romagna e sono diventati figli di Baglio e Mantova, l'altro caso. E quindi sono, anche questo credo che sia un discorso che deve essere forse studiato di più attentamente, che il professor Mengozzi lancio a nome di come accademico, lancio una provocazione, perché credo che sia interessante guardare anche questo filone storico. E perché? Perché comunque legati ai vidi di Baglio o a Bacci anche d'Ariosto, se voi tenete presente, una delle sacre è dedicata a un figlio di Baglio, e che è il padrino di battesimo, appunto, di uno dei suoi figli. Grazie e grazie a tutti. Se vige Sovino anche la censura. Poi Federica ha detto dopo che in effetti le lettere erano soggettate al regime della censura. Chiedo quindi a Federica, primo, se fra le lettere che sono state prese in considerazione alcune sono apparse censurate, e se censurate con quale rigore, quale fosse la misura del rigore impiegato per adottare la censura, e cosa si capisse dalla censura stessa, quali cose erano state dette al punto di essere censurate. In secondo chiedo anche, è stato detto anche che in qualche lettera appare anche qualche termine di ammirazione anche per l'eroismo stesso degli avversari, cioè vale a dire degli austriaci. E in questo caso in che modo è stato espresso questo apprezzamento, insomma, di merito verso gli austriaci, e anche se ci sono state lettere,
è stato detto, che venissero anche da nostri, savignanesi in questo caso, prigionieri, fatti prigionieri dagli austriaci. Allora, comincio dall'ultima. Allora, c'è un prigioniero savignanese che scrive, era il soldato Angelino, un civile internato, era Angelino, era un civile internato infatti, era un prigioniero e comunque non so il cognome, ma so solo che il suo nome era Angelino, non sono riuscita a scoprirne di più. E lui racconta brevemente alla famiglia quello che stava vivendo, senza scendere nei particolari, ed era riuscito a far avere quella lettera diciamo attraverso delle donne che passavano in quel paese austriaco, e di nascosto abbiamo consegnato queste lettere a queste donne che le hanno spedite a Topi. Però ecco, non racconta in maniera dettagliata quello che stava vivendo. È comunque l'unico caso di civile internato fatto prigioniero, e sicuramente ci saranno stati altri combattenti fatti prigionieri, però non ho ricavato più di tanto questa informazione. Per quanto riguarda il discorso della censura, diciamo le lettere sono conservate, sono fogli, quindi non ci sono le buste, e non ho potuto ben vedere il timbro, ma il timbro della censura è evidente in molte delle cartoline, perché sulla cartolina, proprio col timbro postale, c'è spesso il timbro verificato per censura. C'è poi anche una lettera che ho riportato nel libro, una cartolina proprio riporta bene visibile il timbro. E comunque certamente la censura ha influito, perché penso che queste lettere siano state comunque soggettate alla censura, anche se non posso confermare quali lettere e quante lettere. E i combattenti lo sapevano, quindi quando scrivevano... Esatto, non ci sono rive sorpresse. No. Un'altra domanda può essere, un'altra cosa che mi ha chiesto? Due cose sulla contrattazione. Sì. Io anche... chiedo scusa se reintervengo, però mi sembra opportuno proprio sottolineare l'importanza di questo libro. Quando il professor Negozzi parlava della contrattazione individuale, io vorrei ricordare una cosa che mi ha fatto veramente male nel mio paese. Al santuario di Corzano, che è un piccolino, ci sono andato un sacco di volte, la cosa più bella che si vedeva era che c'erano la stampella, altre cose che facevano parte proprio della prima guerra mondiale, che chi era ritornato aveva avuto questa contrattazione con qualcun altro e aveva portato, sono gli ex bombo, poi chiamiamoli così, no? Aveva portato questa sua testimonianza alla Madonna, perché si era rivolta alla Madonna. Quindi credo che sia importante proprio questo. E l'altro fatto che diceva prima dei campi di concentramento, io continuo a dirlo ai miei alunni a scuola, l'Agres di Matarte nasce come campo di concentramento dei militari prigionieri della prima guerra mondiale. Poi viene trasformato, ma nasce nella prima guerra mondiale. Questo anche sarebbe opportuno, voglio sottolinearlo, perché è l'importanza di questi libri, l'altra cosa è questa. Adesso momento volevo aggiungere una cosa. A proposito di Angelino, non era militare, ed è l'unico, secondo me, che scrive della sua sorte intorno alla lacrimevole e lamentevole. Tutti gli altri affrontano le cose con un certo spirito. Lui si lamenta del fatto di non essere riuscito a entrare in Italia prima dello scoppio dell'ostilità, anzi, l'hanno imbrogliato gli austriaci perché hanno chiuso il confine ben prima del 24 maggio, per cui non ha fatto tempo a tornare in Italia. Ma non era questo che volevo dire. Quello che diceva prima Walter Rossi a proposito di Ungaretti, mi fa venire in mente che forse chi usava dei toni, diciamo, forse non molto patriottici, oppure lamentava la necessità di dover fare il soldato, erano proprio gli intellettuali di mestiere. E sto ripensando alla pubblicazione del diario integro di Renato Serra, l'ultimo articolo apparso sulla Piede. Renato Serra scrive, ha fatto 12 giorni di guerra perché poi è morto. Addirittura si pensa, qualcuno, e spallisce fra questi, e ipotizza che sia una specie di suicidio per la nostra persona. Se è vero o non è vero, non lo so. Comunque, il Serra si lamenta di dover stare in mezzo a contadini sbracati, maleducati, puzzolenti, che non si lavano, che sacramentano. Quindi la difficoltà della persona di buona famiglia costretta a vivere in promiscuità con il popolo. Popolo che invece, probabilmente, non avendo di questi problemi, non lamenta questo tipo di difficoltà.
l'altro la difficoltà dell'intellettuale che ha un altro concetto di sé di dover obbedire agli ordini di un superiore solo e soltanto perché costui è un grado in più. E allora si lamenta perché il capitano non gli dice marciamo ma non gli dice dove vanno, lui è solo tenente o sottotenente, non so quello che era, per cui gli dicono solamente le cose che pensano. Ecco, è vera questa mia sensazione, cioè che l'intellettuale di professione strillava che voleva la guerra, però poi messo dentro, tranne quelli che sono andati i volontari, poi magari ci hanno lasciato anche la pelle, hanno poi patito questa situazione. Ecco, io nel 1942 avevo 19 anni, ho vinto un concorso presso la censura appena costituita a Bologna, la censura militare, presso la quale ho fatto servizio per 3 anni, facevo la seconda liceo e andavo a lavorare dalle 11 di sera all'1 del mattino, erano tempi difficili. Questo sondaggio, che aveva il significato non di cancellare le male scritte o le indicazioni, aveva anche quello, ma era veramente il termometro dello stato del pensiero della nazione. È un sondaggio che secondo me è andato contro tendenza rispetto a quello che oggi qui abbiamo, parzialmente contro tendenza. Nel 1942 leggevamo 150 cartoline o in alternativa 120 lettere tutte le sere. Ognuno di noi eravamo circa 150 e dovevamo fare un rapporto, che poi i rapporti andassero a buon fine, tutto un altro discorso. Ma questo rapporto dava indicazioni sullo stato, sulla mentalità e quindi sulla, direi, partecipazione politico-militare. Ebbene, io mi sono riportato qui dei dati. Contrari alla guerra nel 1942 erano il 30-40%, è un ricordo ma abbastanza preciso, favorevoli, perché c'erano poi anche i favorevoli, un 20-30%. Nel 1943 erano aumentati i contrari, ma erano aumentati anche i favorevoli. Stranamente proprio vi fu un'identificazione dei giovani che erano diventati favorevoli durante la guerra, e questo è un indice particolare della mentalità giovanile. Mentre tutto questo naturalmente aveva creato una maggiore contrarietà politico e anche militare. Ma alla fine di tutto questo, rispetto al concetto della brutalizzazione o della guerra madre del fascismo, nasce qui una controversa interpretazione, a mio avviso, dalla quale allora e anche oggi non riesco ad uscire. Non riesco a capire cosa nasca durante questi periodi nelle persone e come si differenziano, ad esempio, fra uomini e donne. Io ricordo che erano le donne più favorevoli alla guerra degli uomini. Stranissimo, proprio in un'indicazione elaborata. Perché gli entusiasmi femminili talora riescono a superare anche quello che può essere il concetto della famiglia. Questa fu la spiegazione di allora. Grazie. Quante di queste lettere sono state autografe? Perché dicevate voi prima che tra tutte le persone che non erano in grado di leggere e di scrivere si facevano scrivere le lettere e lì chissà qual è la verità, cioè se questi veramente hanno trascritto quelle che erano le idee di questi che commissionavano la lettera. Faccio presente che io sono nato ad Ara di Trento, che è proprio al confine, nella prima guerra mondiale noi eravamo al confine con l'Austria e vicino a noi c'è stato il teatro di una famosa battaglia che è stata addirittura chiamata le Termopili d'Italia,
a Passamuole, dove sono morti circa 20.000 italiani contro gli austriaci. Quindi noi la guerra in quelle zone, mio papà l'ha fatta la prima guerra mondiale come sottotenente dei bersaglieri, a 18 anni l'abbiamo veramente sentita sulle nostre spalle, e vi posso assicurare che ancora oggi tra noi giovani e quelli che purtroppo di allora non ci sono più, i favorevoli alla guerra ce n'erano pochissimi, anche se ci ha portato l'indipendenza rispetto all'Austria e quei territori che erano proprio limitrofi ai nostri. Grazie. Questo signore è il nostro accademico Mattei del Centro Studi Giulio Perticari di San Costanzo. A me è stato chiesto di ricordare le persone di questi, le personalità di questi combattenti che io ho conosciuto quando ero ragazzo. E spero di non commuovermi ricordando queste persone. Quello che voglio dire è questo, quello che ha accennato Arturo riguardo alla difficoltà che aveva Serra di trovarsi tra i non letterati, non emerge nelle lettere di questi combattenti di Saminanesi, perché dovete anche sapere che al momento della mobilitazione generale quasi tutti sono stati immatricolati nell'esercito come soldati, perché pochissimi dei combattenti di cui si hanno le lettere erano già ufficiali di complemento al momento dell'inizio della guerra. C'erano solamente Vittori e Mario Verdagna, che erano ufficiali, e il figlio di Toppi. Del resto tutti gli altri sono stati richiamati o mobilitati, come si diceva allora, come semplici soldati, tra cui anche mio papà, che ha finito la guerra come tenente. Altra cosa che vorrei sottolineare guardando queste lettere è questa simbiosi che c'era tra i militari al fronte o richiamati e il nobilitato di Savignano, che subito si era costituito in una specie di comitato civico per sostenere i combattenti, e di questi comitati civici la maggior parte c'erano vecchi gradini che io ricordo, come l'ingegner Montanari, come Salvini, come Cattoli, e poi tutti altri cose, fra le altre cose un sacco di miei zii e parenti. Ma quello che voglio dire, oltre il marchese di Bagno, vorrei anche sottolineare che in questo, diciamo così, supporto al fronte, buona parte era fatto dalla Marchesa di Bagno, dalla moglie del senatore, e dalla figlia, quelle che in alcune lettere parlano della Marchesina, e dalla contessa Dora della Spagna. Altra cosa che vorrei sottolineare, in queste lettere si parla da parte di alcuni degli imboscati e di certe persone di Savignano che non si erano fatti mobilitare o avevano fatto trovare, ci sono anche i nomi precisi di queste persone. Poi altra cosa che invece si rideva da queste lettere qui, quello che non volevano essere degli eroi, perché a parte alcuni che erano partiti come volontari, la maggior parte erano la guerra l'hanno subita, ma nel subirla c'è sempre un grande senso del dovere e si sente proprio l'impulso, specialmente di quelli che sono un po' più acculturati, della scuola post-unitaria, questo senso del dovere che tutti sentono di dover fare, e allo stesso tempo molti ricordano
l'eroismo di Raggi, di Renato Serra e dei figli di Romagna che si sono illustrati e immolati per Gorizia. Io non credo di avere altre cose per avere ricordi personali di mio papà. C'è una lettera che mi è veramente interessante perché è il primo il prototipo di carro armato che gli fanno vedere e che è arrivato sul fronte italiano. Quello forse è la cosa più interessante, diciamo così, dal punto di vista storico bellico. E altre cose non le ho scritte. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo provato diverse volte e mi sarebbe stato, considero giusto, un applauso anche alla memoria di chi ha scritto queste lettere. Detto il professor Mendozzi, che mi ha già dato risposta a una domanda che volevo fare alla neodottoressa. Come ha fatto a venirgli l'idea di fare la tesi di laurea su questo? La risposta l'ho già avuto. Mi resta solo di complimentarmi. I complimenti per una innumerevole, diversi motivi. Innanzitutto l'esempio ai nostri giovani di Savignano, che mai si sono curati, io invito sempre a prendere parte a queste manifestazioni. Comunque vengo subito al sole. Anzi, mia cugina, moglie dell'accademico Ezio Galassi, proprio questa mattina mi ha fatto arrivare il diploma di cavaliere di Vittorio Veneto. Classe 1892, mio zio, non vorrei essere un opportunista, neanche tacciato di protagonismo. Foschi Alessandro, classe 1891, cavaliere di Vittorio Veneto, alla quale ho pregato a mani giunte e fino a ieri sera che fosse stata presente oggi qui la sua nuora. Non c'è stato niente da fare. Terzo zio, faccio i nomi perché i savignanesi li conoscono bene, Trevisani Amilcare, classe 1893, mio trisavo, io, pronipote di un masnadiero, sì, erano definiti così i masnadieri garibaldini che hanno combattuto per l'unità d'Italia. E di fatti si sono fatti dei riferimenti alla storia. Quindi, tutto sommato, io ritengo di non rubare, di non sprecare questo tempo, dicendo appunto che in casa mia, oltre all'arredo che abbiamo tutti, faceva parte dell'arredo anche la bandiera tricolore. E questa era conservata nell'angolo della sala più importante di casa. Vengo a quello che mi preme più di tutto e che mi riempie di commozione, faccio fatica quasi a parlare. Di questo borsello militare, una testimonianza, che io sapevo dell'esistenza, però per più di 70 anni che sapevo, non avevo mai preso l'occasione e la curiosità di aprirlo. Ebbene, cosa ho trovato proprio in settimana, in questi giorni? Ho trovato una documentazione di innumerevoli lettere, addirittura un centinaio fra lettere e vorrei trovare qui la fotografia, questa è l'originale, e che se mi è consentito velocemente ho rilevato quattro punti che danno un po' l'idea della vita in cui si svolgeva i savignanesi, la vita di allora, di 90 anni fa. C'è il quadretto familiare,
la cronaca, notizie di cronaca nazionale, perché addirittura il passaggio del re Vittorio Emanuele III, qui nessuno l'ha ricordato, io l'ho scritto, lo trovo scritto qui in una lettera di mia nonna. Poi tante cose, il folclorismo savignano, la fiera di Santa Lucia. Quindi per essere veloci, mio padre, non ho detto questo, che mio babbo non era del 91, ma del 900, un ragazzo del 900. E non mi sono mai dato la risposta il perché lui a quell'età lì era già in guerra, non è andato volontario. No, dopo l'ottobre, il famigerato ottobre e la sconfitta di Caporetto, c'era bisogno di carne da macello, quindi sotto i ragazzini aveva 17 anni e mezzo. Qui è ritratto, gli ho fatto a cauccioni di questo pezzo d'artiglieria, e lui non fu un fante, fu appunto un artigliere. E nell'arco di un anno, dal 1918, ci sono qui tanti documenti. Su insistenza della mamma che voleva sapere notizie, dice: ora vi spiego tutto ciò che faccio nella mia istruzione. Per primo, la mattina ci alziamo alle 5, prendiamo il caffè e poi alle 6 dobbiamo essere già in piazza d'armi a fare istruzione a piedi, sino alle 8. E dopo dalle 8 alle 9 andiamo a cavallo. Nei miei cari, capirete, i primi giorni andare a cavallo era una bella paura, perché i cavalli facevano i matti. Adesso non ho più paura, abbiamo incominciato a fare i salti degli ostacoli e poi salire e scendere da cavallo in corsa. Oramai sono un cavallarizzo, non ho più paura, perciò siamo artiglieri e non dobbiamo avere. Questo vuol dire che c'era il senso patriottico allora, che questo è stato dimenticato. Guardi, al 14 maggio del 18 scrive, mia nonna dice: caro figlio, aggiungere delle tue fotografie ci siamo messi tutti a piangere. Dalla consolazione ne siamo rimasti tutti contenti, i tuoi fratelli, come pure noi, ti abbiamo baciato tanto. A mezzogiorno ti abbiamo messo in mezzo sulla tavola, appoggiato ad un bicchiere, e tutti mangiavamo in tua compagnia. Quadretto familiare. Andiamo avanti. Questa mi è piaciuta tanto. Dice: per scriverti sono dovuto andare sui banchi della pescheria, perché il forno di Venturi era, dove sempre erroneamente è stato considerato il forno di buchi, di fronte alla vecchia pescheria. Credetemi, i banchi della pescheria, guarda caso, a Rimini la vecchia pescheria conserva ancora i banchi, a Savignano non esistono più. Pescheria a causa del gran caldo. Nel nostro forno ci sono 40 gradi di calore, tuo padre non so come faccia a resistere. Nel mentre che scrivo passano tre pezzi di cannone attaccati a un camion che sono stati a Riccione, e mi sono dato la risposta. Abbiamo avuto noi per molti anni una testimonianza di una canna fumaria, di una ciminiera nei pressi del mulino, che era colpita, aveva i segni di una granata che proveniva da una nave austriaca. Questi pezzi di cannone che attraversavano, ascoltate un po' la descrizione, sono coperti dalla polvere, quei poveri soldati che mettono pietà, fanno piangere vederli. E adesso rivitiamo. Stamane alle ore 10 è passato il nostro re in automobile, si è fermato qualche minuto sulla piazza, che lo attendevano una grande folla con le rappresentanze dei comuni con gettiti di fiori. Sull'angolo di Semprini si è fermato col marchese di Bagno e si è fermato qualche minuto. Poi ascoltate il sentimento all'animo di mia nonna, pur avendo un figlio diciottenne sotto le armi. Quindi si è contemplato bene, per bene, poveretto, è magro, magro, pallido, coi baffi bianchi, democratico più di un sottotenente. Faceva piangere a pensare che il mondo è tutto sottosopra,
e lui, poveretto, ci dispiace tanto farci soffrire a tutti poveri suoi figli d'Italia. Queste sono le lettere che io ho stracciato. Ho finito. Chiedo scusa. Un piccolo spaccato sul folklore savignanese. Innanzitutto volevo dire che alla pescheria l'hanno voluto il comune per lavorare i maiali per il consumo del paese, e a noi ci hanno dato la bottega di Censi, che è vicino, che attualmente è chiusa, per mettere il burattino. Era un laboratorio per setacciare la farina per fare il pane, e già è tutto a posto. Ci pagano lire una al giorno, di più l'affitto dove sta il burattino. La Fiera di Santa Lucia dal 1918, fra l'altro, dice: noi abbiamo già passato la Fiera di Santa Lucia, una giornata simile non era mai accaduta, un tempo sereno, e tutto il giorno hanno saltato come i disperati. Non mi sono mai dato, perché si usava saltare, ballare, e tutto è andato bene senza nessun ubriaco. Noi il pane abbiamo fatto tutta pasta molla, solo Raffaellino, Gistino Raffaellino, ne ha vendute 240 pagnotte a 0,60 l'una, Campana 180, quelle frigione, che anche a quell'ora c'erano quelli che venivano a friggere il pesce, le frigioni di Sant'Arcangelo, una grande quantità. Ho chiuso, chiedo scusa, faccio i complimenti alla mia dottoressa, e vorrei dire che non mi è piaciuto il professor Mengozzi a paragonare una tedesca e alla classica bellezza mediterranea.